sono fidanzata. Sono fidanzata, però mi dispiace. Sono fidanzata. Quanta verità c'è quando ci dicono che sono fidanzate? Diciamo che un 50% delle volte stanno dicendo la verità, mentre l'altro 50% no. In quel caso, il suo sono fidanzata equivale a non sei stato abbastanza bravo a colpirmi. Oppure non ho voglia, non sono dell'umore giusto, non voglio darti corda. Quindi ti dico che sono fidanzata per far durare il meno possibile la conversazione. Però, c'è un però, le ragazze sono fantastiche perché hanno una mente molto flessibile. E così come possono avere una brutta prima impressione su di un ragazzo, altrettanto rapidamente, qualora dessimo risposte cazzute, imprevedibili, possono cambiare idea. Il mio consiglio quando lei pronuncia la frase sono fidanzata è quella di rimanere imperturbabili, impassibili. Lei in qualche modo vuole farci sentire inadeguati e fuori luogo in quella situazione. Della serie, sono fidanzata, non è il caso che tu stia qui. Ciò che dobbiamo fare è quello di cercare di ribaltare quello che dice e volgerlo contro di lei, facendola lei apparire sciocchina e fuori luogo. Quando lei dice sono fidanzata, dille: ah, quindi non puoi avere contatti con il mondo esterno e non puoi conoscere persone? Non voglio essere in te. Oppure lei: sono fidanzata, dille: quindi? Io non voglio né sposarmi né fidanzarmi con te. Tranquilla, ho detto solo ciò che pensavo, sono così. Anche perché non so se riuscirei a sopportarti. Lei pensa di smontarti come fa con tutti. Tu cazzo controbatti, la metti spalle al muro. Se la ragazza in realtà non è fidanzata, guadagnerai sicuramente punti e sarà pronta a cambiare idea e darti un'altra occasione. Oppure c'è la mia preferita, la più demenziale. Lei: sono fidanzata. Tu: pannolini. Lei quindi ti dirà una cosa tipo: cosa c'entra? Tu risponderai: ah, non lo so, hai iniziato tu a sparare minchiate.